Con questa lezione abbiamo possibilità di vedere la formattazione delle maschere, alcuni elementi delle maschere, come vengono formattati. Allora, andiamo a scegliere la maschera più semplice dei clienti, del database nostro clienti. In questo caso è l'anagrafica semplice. Visualizziamo la maschera in maniera tale da vederne completamente i dati. Andiamo nel comando visualizza e andiamo in visualizzazione struttura. Questa parte, visualizzazione struttura, ci consente di intervenire sulla struttura e di conseguenza sulla formattazione degli elementi della maschera. La prima cosa che voglio modificare è, ad esempio, il titolo proprio della maschera, cioè l'intestazione che porta in alto. Scrivo anagrafica semplice. Dopodiché ho la possibilità di modificare non soltanto il titolo, ma proprio il testo, quindi do uno stile grassetto e diciamo un certo punteggio per quanto riguarda la grandezza del carattere e posso modificarne anche il colore, così come accade per tutti quanti gli altri programmi di Office. Quindi ho modificato, formattato il testo. A questo punto voglio formattare lo sfondo, quindi voglio dare allo sfondo della parte che ospita il titolo della maschera un colore diverso, per cui lo seleziono, ci faccio clic con il tasto semplicemente, anche il tasto sinistro, dopodiché mi dirigo nel colore dello sfondo e seleziono il colore bianco. La stessa cosa faccio con la parte sottostante, quindi con lo sfondo diciamo che sta sottostante, dopodiché evidenzio il testo relativo alle etichette dei campi, cambio colore, do uno stile grassetto. A questo punto voglio intervenire su tutta la parte relativa ai campi, per cui la seleziono, come vediamo, e mi sposto nel menu in alto. Nel menu in alto disponi, voglio disporre diversamente, allargare diversamente, diciamo, i campi all'interno della maschera. Se scrivo tabulare, come vediamo, prima i campi erano uno sull'altro, invece adesso si dispongono in maniera tabulare, cioè diciamo lungo una riga e quindi di conseguenza quando vedremo tutti i record in tabella. Può accadere invece la cosa inversa, voglio vederli in pila, e cioè un campo sull'altro, e scorrere un record alla volta in ogni espressione della maschera. Posso anche invece a questo punto con il comando rimuovi, quindi sempre selezionando tutti i campi, rimuovere questa formattazione originaria automatica che può essere o in pila o tabulare. E posso procedere io stesso a dare un'allocazione alle etichette dei campi. Quindi sempre selezionando la possibilità di trascinare le etichette dei campi, o una alla volta o tutte quante, diciamo, contemporaneamente, ma solo dopo aver selezionato il comando rimuovi, cioè rimuovi quella allocazione originaria di default. Trascino un pochino più in alto, diciamo, più a destra. Ecco, adesso sto vedendo, diciamo, i campi, ritengo che però abbiano un'altezza eccessiva come etichetta, quindi a questo punto ne modifico una manualmente, dopodiché li seleziono tutti, apro con il tasto destro, vado nel menu dimensione e faccio adegua tutte le etichette dei campi al più basso. Ecco, come vediamo, hanno acquisito tutti quanti la stessa dimensione, cioè la dimensione del più basso. Quindi quello che aveva l'altare minore che originariamente avevo trasformato a mano. Adesso li avvicino, uno alla volta, spostandolo e trascinando. Quindi selezionando e trascinando. Ecco, ho dato un aspetto diverso alla mia, diciamo così, alla mia tabella. A questo punto ritengo che il campo nome debba essere un pochino più largo. Seleziono tutte le etichette sottostanti al nome e faccio adegua a quella etichetta, diciamo, più lunga. Ecco, sposto adesso a sinistra soltanto il primo campo, seleziono tutti quanti gli altri e dico adegua, allinea tutti quanti a sinistra. La stessa cosa faccio con le caselle di testo che contengono il dato. Quindi, come vediamo, l'operazione di
diciamo, di allineamento e di ridimensionamento può essere fatta adeguando tutte le tutte le cellette che noi selezioniamo, quindi tutte le etichette, tutte le parti riservate al testo, adeguandole contemporaneamente, simultaneamente, attraverso il seleziona, diciamo, e adegua. Ecco, questa è la maschera che io ho ottenuto, l'ho salvata e adesso la visualizzo in visualizzazione struttura. Come vediamo, i record sono stati messi in pila, quindi non hanno una disposizione tabulare. Torno adesso sulla maschera anagrafica visualizzazione completa. Ecco, questa è una classica disposizione tabellare, tabulare, che a me per esempio potrebbe non stare bene. Magari ritengo che le etichette siano troppo bianche rispetto al testo, alla dimensione del testo. Allora, che cosa faccio? Innanzitutto vado sul menu Disponi, seleziono tutte le etichette, quindi tutti gli oggetti che trovo sulla tabella, rimuovo questa disposizione di default e vado ad influire personalmente, a incidere personalmente, secondo la mia discrezione, sulla larghezza che devono avere le etichette e le cellette che contengono, diciamo, i campi, esatto, quindi i campi del record. Quindi do una mia dimensione, non soltanto, diciamo, selezionando, posso anche trascinare e riallocare dove voglio. Ecco qui, per esempio, il campo laurea può essere anche un pochino più piccolino, gli altri campi possono essere più prossimi. Come vediamo, magari la grandezza dei titoli, quindi delle etichette, è giusta, invece quelli delle cellette sottostanti che contengono il dato è un pochino troppo larga, troppo alta, insomma. Quindi io, diciamo, faccio in maniera tale da restringerla per tutti e poi posso adeguare le altezze di tutti magari a quella più bassa. Ecco, quindi piuttosto che farle a mano tutte quante, dico adegua tutte le altezze a quella là, diciamo, all'etichetta più bassa. Salvo. Come vediamo, adesso vado in home, visualizzazione maschera, ho una disposizione di campi e di record, diciamo, diversa rispetto, quindi il layout della tabella è decisamente diverso rispetto al precedente.